Buon pomeriggio e bentrovati a questa prima edizione del TG6. In apertura la pagina politica. L'esponente politico abruzzese Daniele Toto ha presentato oggi all'Aurum di Pescara il progetto denominato L'Altro Abruzzo, con la presentazione anche dei movimenti civici, alcuni vicini al centrodestra. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. Daniele Toto, l'altro Abruzzo, come andare oltre i partiti tradizionali, verso però è sempre il centrodestra? Il punto di partenza è una regione in crisi, una regione che comunque ha punito i partiti tradizionali e quindi c'è uno scollamento tra il territorio, i cittadini e la proposta politica. E quindi da questo punto di vista il punto di partenza è appunto il territorio, capire e captare quelle che sono le esigenze e dare una risposta che non può che essere politica, certamente. Progetto politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nella nostra regione, ad iniziare proprio dalle elezioni della regione Abruzzo. Sono molto appassionato della rappresentanza e della testimonianza. Credo che però una politica si faccia attraverso la rappresentanza, la testimonianza la lasciamo a qualcun altro. Quindi dobbiamo declinare una proposta politica, senza dubbio, in attesa delle prossime elezioni, certo. Com'è nato questo progetto? È nato ascoltando i territori e comprendendo quanto sia difficile in questo momento per i cittadini abruzzesi trovare una risposta a quelle che sono le esigenze di una regione che è totalmente prostrata in questo momento nei dati economici e nella necessità del lavoro. Alla presentazione di questo progetto, l'Alto Abruzzo, non passa inosservata la presenza di Fabrizio Di Stefano. Beh, io seguo con attenzione tutto ciò che si muove in politica in Abruzzo, soprattutto le novità. Questa mi pare un'ottima novità, cioè quelle espressioni civiche, tra l'altro rappresentate da personaggi qualificati come Zelli, come Toto, come gli altri che siederanno al tavolo, credo che sia una importante iniziativa. Chi fa politica, chi ama la politica, deve sapere ascoltare il territorio, ascoltare la gente. Allora sono venuto ad ascoltare, e ritengo che sia obbligo da parte di chi vuole poi proporsi per interpretare la volontà dei cittadini, prima ascoltare e poi eventualmente valutando prendere delle scelte. Restiamo alla politica. Passo indietro del sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, che dopo essersi autosospeso in polemica con la sua maggioranza è tornato sui suoi passi per continuare ad amministrare la città. Sentiamo l'intervista. Sindaco Luciani, tornato a Palazzo di Città dopo l'autosospensione, perché questa decisione e perché aveva deciso soprattutto di autosospendersi? Intanto si trattava di un'assenza, quindi una comunicazione di un'assenza che ai sensi del TUEL diciamo, conferisce i poteri al vice sindaco, così come è stato in questa settimana. Il perché l'ho dichiarato più volte, perché la mia maggioranza diciamo, mi ha fatto un po' sentir meno l'apporto positivo che ho avuto in questi 7 anni, perché sono 7 anni quasi che faccio il sindaco, per fargli riflettere sul fatto che noi siamo stati eletti per fare le cose, siamo stati eletti per migliorare la città, cosa che stiamo facendo quotidianamente e che non si può dedicare il tempo a discussioni inutili fatte da se, ma, però. Problemi risolti a questo punto? In parte perché diciamo che ho risentito intanto un enorme calore da parte dei cittadini, ma anche la maggioranza si è un po' compattata dietro questa mia richiesta. C'è ancora qualche dubbio che scioglieremo nel prossimo Consiglio Comunale. Lì si vedrà chi è con noi e chi è contro di noi. Per il futuro, lei aveva parlato tempo fa di una sua possibile candidatura alla regione, tutto tramontato oppure questo pensiero, questa volontà, c'è sempre? Io ho detto una cosa, ho detto che ero a disposizione di questo territorio perché mi sentirei pronto a fare questo salto. Chiaramente ci devono essere i presupposti. Oggi non vedo i presupposti, io sono gravito nell'area di centrosinistra e vedo una gran confusione, sia sulle date nelle quali si vota, sia sul percorso da compiere, e quindi sono qui in attesa a vedere quello che succede. Io quello che faccio lo faccio per i cittadini, lo faccio come spirito di volontariato, non per occupare le poltrone, e quindi sono qui sereno a fare il sindaco e continuerò a fare il sindaco se non ci fossero i presupposti per fare altro.
Andiamo avanti adesso con la cronaca. Viene stimato attorno ai 50.000 euro l'ammontare del bottino nel furto al bancomat della filiale Bipper di San Vito Chietino. Le immagini che state vedendo si riferiscono proprio al furto avvenuto nella notte con una carica esplosiva. Attorno alle 2.15 è stato fatto saltare il bancomat. I malviventi, dopo aver piazzato l'ordigno, lo hanno fatto saltare e si sono impossessati dei soldi. L'esplosione ha svegliato la gran parte dei cittadini della zona e ha causato anche gravi danni alla struttura della filiale. Secondo le prime ipotesi investigative ad operare sarebbero state almeno tre persone che vedete anche dalle immagini salire a bordo di una Golf di colore scuro e allontanarsi a grande velocità. L'indagine è della Compagnia dei Carabinieri di Ortona. Andiamo avanti con la cronaca. Nuova ordinanza di misura cautelare in carcere per Giuseppe e Simone Santoleri, rispettivamente marito e figlio di Renata Rapposelli, la pittrice teatina, il cui cadavere fu ritrovato a Tolentino in provincia di Macerata. I due sono indagati per la morte della donna con le accuse di omicidio volontario aggravato e sottrazione di cadavere. Secondo l'accusa, la donna fu uccisa il 9 ottobre a Giulianova. Il corpo senza vita è stato poi ritrovato il 12 novembre sulla riva del fiume Chienti. Ad emettere la nuova ordinanza, dopo che il GIP di Ancona si è dichiarato territorialmente incompetente, è stato il GIP di Teramo Roberto Veneziano, su richiesta del PM Enrica Medori. Il provvedimento è stato notificato ai Santoleri questa mattina nel carcere di Castrogno, dove sono detenuti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Teramo. E proseguiamo. A Casal Bordino si sta vivendo una situazione drammatica per quanto riguarda l'erosione della costa. Il maltempo e le mareggiate di queste ultime ore hanno spazzato via metri e metri di spiaggia a pochi mesi dall'inizio della stagione balneare. Sentiamo. Oggi Casal Bordino lido in ginocchio e sommerso dai flutti, onde fin sotto gli stabilimenti, pennelli ormai ininfluenti ad arginare il mare che avanza e ai problemi della riviera a sud denunciati da lustri. Adesso l'emergenza si è spostata anche a nord, con parte delle dune scivolate a mare. La strada è sotto attacco con l'Adriatico che ha divorato 2-3 metri di battigia nel giro di 3 giorni di mare grosso. Erosione implacabile anche in questo caso nel disinteresse della politica, che promette ma non fa. Pieno di rabbia per il primo cittadino di Casal Bordino, Filippo Marinucci, che porta con sé anche il sostegno degli altri sindaci dell'Unione dei Comuni dei Miracoli e quindi Villa Alfonsina, Pollutri e Scerni. Se una costa si protegge in un modo, e in questo caso la costa al nostro vicino è Torino di Sangro, le Morge, si sono protette con la scogliera Francifrutto sopra un metro di altezza mare, io non mi posso proteggere con un altro tipo di intervento, perché a questo punto che succede? Che il mare va a erodere dove c'è meno forza. E poi anche qui si pensa alla pista ciclopedonale che dovrebbe passare proprio sul lungomare. Che senso ha se la stessa costa è a rischio? Con le economie mi hanno detto che mi rinforzano il costo Largo Dragoni, è più 1 milione di euro. Io non ho né le economie e né 1 milione di euro. Voglio sapere come si passa a Casal Bordino con la pista verde. Interventi tampone in passato sono stati effettuati col ripascimento, nulla è servito, i pennelli non servono con anni di lavori e milioni di euro spesi in vano. Un progetto regionale che una volta per tutte risolve il problema è necessaria attualità. Il sindaco di Villa Alfonsina, Mimmo Budano. Sì, siamo qua per esprimere non solo solidarietà al sindaco di Casal Bordino, siamo insieme a lui in questa battaglia, perché questa non è una battaglia di Casal Bordino, è una battaglia di tutto questo territorio, perché questo è il nostro mare. Andiamo avanti, restiamo sempre nella zona in Val di Sangro. La FIOM CGIL di Chieti torna a scioperare all'interno della Sevel di Atessa. Oggetto dello scontro con FCA, i recuperi domenicali, che per gli operai significa non poter trascorrere del tempo con la propria famiglia, oltre ad un supplemento di stress lavorativo. Sentiamo. La Sevel continua imperterrita a chiedere straordinari, a chiedere una prestazione lavorativa al sabato e alla domenica.
E la FIOM continua a scioperare perché non è d'accordo su questa impostazione. Noi crediamo si debba aprire una vera discussione, che ci debba confrontare su tutta una serie di esigenze che stanno sul tavolo e che purtroppo l'azienda continua ad ignorare. Le persone non ce la fanno più. Si parla di straordinari, si parla di recuperi, si parla di... L'anno scorso ci sono stati tanti recuperi anche a cambio turno, i carichi di lavoro sono aumentati, continuano ad aumentare a vista d'occhio, e quindi c'è un'esigenza fondamentale, quella di tornare a discutere e tener conto di quelli che sono i bisogni delle persone che lavorano. Nel frattempo è riuscito lo sciopero di 4 ore proclamato unitariamente indenso. Abbiamo deciso di scioperare perché la trattativa per il rinnovo del contratto aziendale ormai è ferma da oltre un anno, abbiamo deciso di scioperare perché abbiamo in quello stabilimento oltre 30 lavoratori precari e l'azienda si rifiuta di voler assumerli, e poi perché pensiamo che sia giusto rimarcare un elemento che per noi è fondamentale, cioè l'uomo non può essere surclassato dalla produzione. Ultimamente la gestione delle relazioni sindacali soccombe a quelle che sono appunto le logiche della produzione, e noi vogliamo, che pretendiamo che sia rimessa al centro il valore dell'uomo, perché l'uomo tira fuori, diciamo così, un valore dentro lo stabilimento e non il contrario. Quindi oggi abbiamo scioperato per 4 ore, gli scioperi sono andati benissimo, e nei prossimi giorni, se le cose non dovessero cambiare, noi torneremo sicuramente a scioperare. Ci spostiamo a Pizzoli e cambiamo argomento. In occasione della giornata mondiale contro il razzismo, che cade il 21 di marzo, è stata organizzata una settimana di eventi dedicata a combattere intolleranza favorendo l'integrazione. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Gabriella Sette, vice sindaco di Pizzoli. Oggi la bella conclusione di un progetto con tanti bambini. Vogliamo ricordare un po' ai telespettatori di che cosa si è trattato? Il 21 marzo di ogni anno ricorre la giornata mondiale contro il razzismo, riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. E abbiamo coinvolto le scuole e le associazioni, l'Istituto Comprensivo di Pizzoli, l'Istituto Comprensivo di Scoppito e l'Istituto Comprensivo di Navelli, insieme ad altre associazioni del territorio. Gilberto Marimpietri, dirigente scolastico dell'Istituto Comenio. Una bella giornata conclusiva, un bel progetto che avete portato avanti. Ecco, l'Istituto è sempre vicino poi alle esigenze del territorio e alle azioni che si fanno. Sì, assolutamente, è stato un progetto importante, un progetto che riguarda, diciamo, il razzismo, quindi un contrasto a attività contro il razzismo, ma anche e soprattutto un progetto che punta all'inclusione, all'inclusione di tutti i bambini sulla base di valori culturali, sociali, ecco, condivisi. Siamo con degli alunni di Pizzoli, come ti chiami? Damiano. Tu? Pietro. Federico. Ecco, ci racconti un po' che cosa avete fatto in classe con questo bel progetto? E abbiamo cantato con loro e poi ieri ci hanno fatto suonare. Vi è piaciuto conoscere anche delle culture diverse dalla nostra? Sì, molto. E ci siamo anche divertiti a stare con queste persone. Un paese piccolo e arido, in mezzo a un deserto ancora più arido. Ecco il signor G. A Lanciano ha preso il via la Fiera dell'Agricoltura, appuntamento tradizionale di primavera con il mondo del settore primario. Vediamo. Come da tradizione, temperature rigide, pioggia e qualche fiocco di neve hanno accompagnato l'inaugurazione della 57esima edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura, in programma a Lanciano Fiera fino al 25 marzo. 260 le ditte espositrici, 500 quelle rappresentate che si inseriscono nell'ambito del comparto oleario e della meccanica agraria e agricola. Gli espositori sono arrivati da tutte le regioni italiane, alcuni anche dal nord Europa, Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. Una vetrina completa e all'avanguardia, ha commentato l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, che ha ricordato il riavvicinamento dei giovani all'amore per la terra.
Festeggiamo l'agricoltura con questo evento, festeggiamo i risultati di un'agricoltura che nonostante le calamità, nonostante il terremoto, nonostante i cambiamenti climatici, continua a investire, a fare ricerca, a fare innovazione, e cogliamo con attenzione e con piacere anche l'interessamento dei giovani verso l'agricoltura, i tanti giovani che stanno iniziando attraverso i fondi del piano di sviluppo rurale una loro impresa agricola, così come dobbiamo discutere e approfondire i temi della certificazione e quindi prodotti DOP e IGP. Quest'anno festeggiamo i 50 anni della Montepulciano d'Abruzzo DOC, questa denominazione che ha portato tanta fortuna e tanti successi agli imprenditori agricoli regionali, ma io penso alla comunità nel suo complesso. Nei tre padiglioni di Lanciano Fiera i visitatori troveranno sistemi e attrezzature per la coltivazione dei terreni e per il giardinaggio, macchine olearie e quelle destinate al settore vitivinicolo, trattori e mezzi pesanti, ma anche spazi dedicati ai piccoli animali da cortile, alle piante e ai fiori, oltre che alla gastronomia tipica. Il ruolo dell'impresa sociale nei territori rurali è stato al centro del meeting di presentazione del progetto europeo ENSIE, nato da un protocollo d'intesa tra 11 partner provenienti da 10 differenti paesi membri dell'Unione, tra cui anche l'Italia, rappresentata da due comuni, il comune di Penne in Abruzzo e il comune di Santa Severina in Calabria. Nel corso del dibattito sono state analizzate opportunità e barriere, evidenziando le buone prassi al fine di incentivare lo startup d'impresa nella economia sociale. Sentiamo. Il ruolo dell'impresa sociale nei territori rurali al centro del meeting di presentazione del progetto europeo ENSIE, nato da un protocollo d'intesa tra 11 partner provenienti da 10 differenti paesi membri dell'Unione, tra cui l'Italia, rappresentata da due comuni, il comune di Penne in Abruzzo e il comune di Santa Severina in Calabria. Nel corso del dibattito, al quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni ed esperti di impresa sociale, si sono analizzate opportunità e barriere, approfondendo il quadro della legislazione italiana in confronto a quella europea ed evidenziando le buone prassi al fine di incentivare lo start-up di impresa nell'economia sociale, nel contesto dei territori rurali e delle aree interne. Presente all'incontro anche i rappresentanti di 4 paesi europei partner del progetto: Slovacchia, Serbia, Croazia e Portogallo. Il progetto europeo ENSI è nato da un protocollo d'intesa tra 11 partner appartenenti a 10 differenti paesi dell'Unione Europea, ed è un progetto che concerne principalmente lo start-up e lo sviluppo dell'impresa sociale all'interno delle aree rurali e dei territori rurali. Questo progetto ha voluto mettere in evidenza quella che è la risorsa del nostro territorio, quindi la ruralità, e andare a vedere e a verificare quali sono le opportunità per l'inclusione. Lo sviluppo dell'impresa sociale e dell'impresa rurale potrebbe essere un elemento di valorizzazione del territorio. Ma la Regione Abruzzo sta lavorando ormai da anni su tanti aspetti. Sull'Europa le regioni hanno una forte incidenza sulle scelte nelle fasi normative, ma anche soprattutto questa mattina l'abbiamo sentito su quello che sono poi i risvolti in termini economici nei bandi, nei finanziamenti europei. La strategia importante che ha dimostrato appena di essere avanti su questo percorso è quella di ragionare, di parlare, di portare i progetti insieme, che vanno ormai l'unica via e quella l'unica dove si può attingere sono quelli dei fondi europei. Adesso apriamo la pagina dedicata allo sport. Partiamo dalla Serie B. Pescara pronto a sfidare domani alle ore 15 l'Empoli, capolista del campionato cadetto. Biancazzurri privi degli infortunati Campagnaro, Proietti, Falco e Mazzotta e dei nazionali Valsania e Capone. Convocato Bovo, che andrà in panchina ed oggi ha lavorato in palestra. Ci sono alcuni ballottaggi da sciogliere per il tecnico Epifani. In difesa Graviglione, favorito su Fornasier, testa a testa sulla destra tra Fiamozzi e Balzano. Nel ruolo di mezzala Carraro insidia la maglia da titolare a Macin. Nella conferenza stampa pre-gara lo stesso Epifani lancia un appello al pubblico biancazzurro affinché stia vicino alla squadra. Sentiamolo. Abbiamo fatto un grande passo avanti dalla partita di Carpi, anche se io ho visto già delle cose importanti con la partita col Carpi.
e ho avuto riscontro domenica ad Avellino, che a oggi poteva sembrare scontata magari fare il risultato, ma non era così. Venivamo da una situazione molto difficile a livello mentale. La squadra ha fatto veramente una grande partita e meritavamo di vincerla. Da questo ci dobbiamo costruire qualcosa di importante per questo finale di campionato, perché è stata una partita che ci ha dimostrato che se facciamo le cose che dobbiamo fare siamo una buona squadra. Se guardiamo i numeri, incontriamo la squadra più forte di questo campionato senza ombra di dubbio. È una squadra forte che secondo me è la squadra che gioca meglio al calcio in Serie B, e quindi ci si attende domani una partita molto difficile e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo raddoppiare le forze. Quella è la prima cosa, non dare la profondità a Donnarumma e Caputo è fondamentale, ma non solo per loro, ma anche per gli inserimenti dei centrocampisti che sono molto bravi. Quindi dobbiamo stare attenti anche agli inserimenti. Detto questo, perché sennò parliamo solo dell'Empoli, ci sarà il Pescara in campo che cercherà di fare la partita, cercherà di migliorare la prestazione di Avellino e cercherà di essere un Pescara coriaceo che ha voglia di fare risultati, ha voglia di tirarsi fuori il più presto possibile da questa situazione. Ma in cosa può e deve migliorare? Bah, per me non è un oggetto misterioso. Da quando sono arrivato io l'ho visto allenare, non lo conoscevo come giocatore e l'ho messo subito in campo perché secondo me ha delle doti tecniche importanti. È logico che deve migliorare la fase di non possesso, perché lui fondamentalmente è un trequartista, e quindi un trequartista ha poca fase difensiva, fase di non possesso. Ci sto lavorando, il ragazzo si sta applicando molto ed è un giocatore che negli ultimi 30 metri di campo è un giocatore importante. Mi auguro che domani, l'ho detto già domenica dopo la partita, che il 12° uomo in campo sia il pubblico, perché ne abbiamo bisogno. Ma non lo dico per ruffianarmi i tifosi del Pescara, perché sento i ragazzi che ne hanno bisogno più che mai, perché i tifosi sono importantissimi domani, ma ci devono dare una mano perché domani, specialmente dall'inizio, abbiamo bisogno di loro che ci danno carica. E continuiamo a parlare della sfida di domani fra Pescara ed Empoli. Sul fronte della squadra toscana, ieri sera è rientrato dalla convocazione con la nazionale algerina Benasser, che domani sarà regolarmente in campo. Mancheranno Veseli e Zaic nel ruolo di trequartista. Ninkovic è favorito su Brighi, davanti la coppia atomica Caputo-Donnarumma. Ascoltiamo il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli. Noi andiamo ad affrontare una squadra che è stata costruita con ambizione, che in numeri, ma io seguo sempre i numeri perché sono sempre indicativi, i numeri indicano che sia la quarta o la quinta squadra con il miglior attacco del campionato. E l'87% dei gol che ha fatto li ha fatti su azione, quindi è una squadra che manovra bene, ha un possesso palla buono, perché è la quinta del campionato, e quindi tutto questo dimostra, ha dimostrato di avere buone capacità di recupero palla nella metà campo avversaria, quindi sono tutti dati positivi di una squadra che non è passiva o che non è mai stata passiva, e quindi da temere per tutti i motivi che abbiamo detto. Speriamo di riuscire ad esprimere quello che abbiamo espresso negli ultimi periodi e quindi chiaramente potrà essere un vantaggio per noi, non so di che entità, però se noi riusciremo a esprimere il nostro calcio, se loro ce lo faranno esprimere, io penso che dobbiamo pensare positivo per questa gara, ma non andrei oltre a questa situazione. Adesso scendiamo in Lega Pro. Il Teramo domani affronta la Triestina. Questa mattina seduta di rifinitura per i biancorossi, che dovranno fare a meno dell'estremo difensore Bifulco. Al suo posto giocherà
calore. Palladini dovrebbe varare il 3-4-3 come modulo di partenza, ma non è escluso l'inserimento di un trequartista. In casa triestina invece out Bracaletti e Coletti. L'altro ex di giornata, Mirko Petrella, dovrebbe giocare a ridosso delle due punte. Questa mattina conferenza stampa dell'allenatore del Teramo, Ottavio Palladini, che ha parlato anche della visita dei tifosi nel corso della seduta di allenamento. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Teramo torna in campo qui al Bonolis domani pomeriggio per affrontare la Triestina degli ex, ovviamente in casa biancorossa. Dopo lo stop di mercoledì scorso contro il Sudtirol si cerca la vittoria per riprendere la marcia salvezza, e anche Palladini parla in un certo senso di vittoria obbligata domani per la sua squadra. No, purtroppo sì, purtroppo bisogna parlare di vittoria obbligatoria, tra virgolette, perché poi le partite vanno giocate, quindi l'obiettivo è questo. Purtroppo questa settimana è stata una settimana particolare per tante partite, no? Le partite giocate, e soprattutto per rammarico che siamo tornati da Bolzano senza punti, e questa purtroppo fa sì che domani dobbiamo, anche se col risultato di Bolzano dovevamo cercare di vincere lo stesso domani, però dobbiamo provarci in tutte le maniere, usando equilibrio in mezzo al campo. Dal fronte formazione potrebbe essere arrivato il momento del trequartista, con Tulli alle spalle di Bacio Terracino e di uno tra Gondò e Fratangelo. A centrocampo ballottaggio tra Amadio De Grazia per una maglia, ma attenzione anche a sinistra, dove Pietrantonio potrebbe scalzare Varas. In difesa ballottaggio tra Milillo e Caidi, mentre non ce la fa Bifulco dopo la botta rimediata a Bolzano, e tra i pali ci sarà calore. Dall'altra parte non ci sarà Tommaso Coletti, non convocato per un problema muscolare. Ci sarà invece l'altro ex, Mirko Petrella. La Triestina è un'ottima squadra, perché poi se andiamo a vedere davanti i giocatori che hanno, non li scopro certo io, no? Pozzebon, Arma, Mensà, lo stesso Petrella. Quindi è una squadra che ha dei valori, Coletti, Porcari. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare la partita della vita, tra virgolette, perché per noi, come ripeto, iniziano sei finali e questa è la prima delle sei finali. Tifoseria quest'oggi è presente allo stadio Bonolis per la rifinitura della squadra. Tifosi, una parte della tifoseria organizzata, i 16 gradoni, hanno sostenuto i biancorossi e hanno anche affisso uno striscione sui cancelli dello stadio. Tra l'altro il mister, il tecnico del Teramo, ha parlato di questo, ma ha parlato anche di San Domenico. Ma sicuramente è una cosa che fa molto piacere, perché forse anche i tifosi, ma i tifosi hanno capito il momento, quindi in questo momento abbiamo bisogno di tutti, e quindi questa è una dimostrazione che a noi fa non bene, benissimo, e quindi dovremmo anche farlo, cercare di vincere anche per loro. Sicuramente sarà un giocatore che verrà utilizzato da qui alla fine, no? Poi abbiamo alternato, poi in questo momento abbiamo, nelle ultime due partite abbiamo provato a fare il 3-5-2 con giocatori che hanno caratteristiche per fare quel tipo di modulo, no? Che San Domenico non è una seconda punta, è più un esterno, Tulli forse è più abituato a giocare in quel ruolo, anche perché ci giocava anche prima, quindi San Domenico è un giocatore che ci deve dare una grossa mano e secondo me deve fare qualcosa in più per darcela. Grande attesa per la giornata di Serie D di domani, derbissimo tra l'Aquila e Avezzano al Gran Sasso d'Italia Ito La Concia, al Valle Anzuca invece si incrociano Francavilla e Pineto. Due gare che mettono in palio punti pesanti per la lotta playoff, sfida salvezza per il San Nicolò contro la Recanatese. Sentiamo Andrea Costantini. Giornata da circoletto rosso quella di domani in Serie D. Due i derby in programma con punti pesanti in chiave playoff. Al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia si rinnova la sfida tra l'Aquila e Avezzano, gara che arriva in un momento molto particolare soprattutto per la compagine rossoblù. Ieri pomeriggio si è finalmente tenuta la tanto attesa assemblea dei soci, che ha approvato un bilancio in perdita, ma soprattutto l'attuale proprietà ha manifestato chiaramente l'intenzione di non portare più avanti l'attività calcistica. I debiti pregressi con dipendenti, erario e fornitori saranno
saranno onorati, ma o si faranno avanti nuovi imprenditori che rileveranno la società e pianificheranno la prossima stagione, altrimenti gli attuali soci metteranno in liquidazione l'Aquila Calcio, che così chiuderà i battenti. Insomma, ci sono 2, massimo 3 mesi di tempo per trovare uno o più nuovi imprenditori che portino avanti l'attività. Nel frattempo la squadra onorerà gli impegni anche nel difficile e sentito appuntamento di domani, nel quale ci sarà anche l'asso Boldrini, cui la Corte Sportiva d'Appello ha revocato la giornata di squalifica. In casa Avezzano è tornato a disposizione Deramo, reduce dal torneo di Viareggio con la rappresentativa LND. Non ci sarà Sbardella, al suo posto Tariuk, ballottaggio Lombardo Scutti a sinistra. Ma penso che sia la partita più bella del campionato che andremo ad affrontare domenica con l'Aquila. Noi ci andremo con l'entusiasmo alle stelle, ci andremo con la consapevolezza di essere una squadra compatta. Sappiamo benissimo che l'Aquila è una squadra forte, sarà una partita bella da giocare, aperta a qualsiasi risultato. L'altro derby è quello del Valle Anzuca tra Francavilla e Pineto, una partita nella quale il pareggio non serve a nessuno in chiave playoff. Le sconfitte di entrambe nell'ultima domenica hanno complicato i piani in chiave quinto posto. Per raggiungerlo non è possibile perdere ulteriore terreno. Il Pineto deve smaltire la mazzata dell'inopinato rovescio coi nerostellati. Amaulo ritrova Della Quercia e Pomante in difesa e riporta in avanti Pezzotti. Tomassini guiderà l'attacco. Sul fronte Francavilla torna Romeo, fuori Amenta, Di Pietro Antonio e Zerbo, ultimo turno di squalifica per Fofanà. Siamo sulla buona strada, ho la convinzione che domani faremo una gran partita, perché la convinzione me lo dà il campo, l'allenamento. Ho chiesto ai miei ragazzi di giocare con entusiasmo, con voglia, di andarci a cercare assolutamente questa vittoria, andarci a cercare la fortuna, perché la fortuna va cercata, e quindi sicuramente domani lo faremo. Abbiamo il rispetto massimo come tutte le altre squadre, a maggior ragione del Pineto, che è una grande società, un organico importante, che sicuramente erano partiti con altri pronostici, ma stanno avendo qualche difficoltà, ma sicuramente il rispetto sarà massimo. Punti pesanti per playoff e salvezza sono in palio alle Civitelle di Agnone tra Olimpia e Vastese. I molisani dell'ex Pino Di Meo vengono da 2 successi consecutivi e sono in buone condizioni. Nella Vastese mancherà lo squalificato Amelio, con Iarocci al centro della difesa agirà uno tra Maronilli e De Feo. In questo secondo caso Di Pietro agirà in mediana. Alle 15.30 al Castrum di Giulianova, scontro diretto per la salvezza tra San Nicolò e Recanatese. La squadra di Montegna avrà bisogno di una prestazione monstro per battere e agganciare i leopardiani, che sono una macchina da gol. Lottano per la salvezza ma hanno da 3 mesi un organico da primi posti. San Nicolò al completo, coi rientri in difesa di Bagaglini e Mozzoni. Al Pallozzi di Sulmona infine andrà in scena una sfida che fino a 2 domeniche fa avremmo definito senza storie tra Nerostellati e Vispesaro. Le 2 vittorie esterne dei pratolani dicono invece che la squadra di Ricorcia è viva e non regalerà nulla neanche ai marchigiani, che dopo le ultime battute di arresto cercheranno di rimontare i 4 punti di svantaggio dal Materica con una nuova guida tecnica, quella dell'allenatore della Juniores Gianni D'Amore, promosso in prima squadra al posto dell'esonerato Giancarlo Riolfo. Questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6. Il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata. Thank you.